siamo ad Ostia, mare di Roma. Stiamo lavorando affinché quest'estate i cittadini di questa città possano andare al mare in sicurezza con la loro famiglia, con i loro amici, però mantenendo le distanze sociali, evitando assembramenti. Per questo abbiamo strutturato questa stagione balneare attraverso un piano strategico che prevede un servizio di accoglienza su ogni varco delle spiagge libere, attraverso un servizio di steward che andranno ad indicare, a censire all'interno di un'app il numero di persone che possono accedere alle spiagge in base alla disponibilità della spiaggia stessa. Abbiamo inserito dei segnaposto a una distanza l'una dall'altra di 7 metri e con uno spazio ideale di 25 metri quadrati dove ogni piazzola può ospitare 6 persone. Questo ci consente di garantire quei livelli di sicurezza e avere sempre sotto controllo il numero di utenti, di presenze sulla spiaggia. Un'applicazione aiuterà a garantire un costante aggiornamento e monitoraggio dello stato delle spiagge, pertanto chi parte da Roma controllando questa applicazione avrà modo di scegliere se magari venire al mare o andare ad Ostia Antica piuttosto a Villa Borghese. E questo è un modo per dare appunto l'opportunità ai cittadini di scegliere. È importante chiaramente che ci sia una collaborazione della cittadinanza per la fruizione delle spiagge libere, perché questo è fondamentale. Noi possiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili, ma se poi non c'è questa collaborazione, ma io credo che dopo tanto tempo di chiusura in casa, dove le aziende purtroppo faticosamente stanno anche ripartendo, i cittadini hanno bisogno di sfogo, il mare è uno degli elementi principali, pertanto credo che questa stagione balneare, con tante difficoltà segnate da un'epidemia mondiale, una pandemia, insomma, si riuscirà comunque a garantire dei livelli di servizio ottimali. Siamo sulla spiaggia grigia ad Ostia, stiamo posizionando le paline e ogni palina appunto potrà accogliere 6 persone. Come vedete, eccole qui. Questa estate chiaramente è contraddistinta anche da un'inclusività, anche se chiaramente con molta difficoltà stiamo posizionando le passerelle a colore su un progetto, un mare di colori, che abbiamo sempre evidenziato per poter consentire a tutti di accedere alle strutture, insomma alle spiagge libere e fruire del mare. Questa applicazione in particolare, dicevo, aiuterà a garantire sempre un costante controllo, perché ci sarà un personale all'ingresso di ogni varco che aggiornerà in tempo reale le disponibilità della spiaggia, sia in ingresso che in uscita. Abbiamo visto 22 varchi da Ostia Ponente a Castel Porziano. Ogni spiaggia ha un numero massimo di utenti che può accogliere, oltre quello chiaramente la spiaggia viene chiusa e non ha più disponibilità, e man mano che si libera chiaramente potrà trovarlo sull'app. Ecco, oggi con molta fatica mettiamo in campo un piano strategico che prevede anche una pedonalizzazione parziale del lungomare per circa 4 km, perché se da un lato la gente verrà al mare, altra magari non potrà trovare questa disponibilità, avrà modo di passeggiare lungo il litorale romano e usufruire dei servizi che abbiamo previsto. Però è importante, ecco, dicevo, la collaborazione dei cittadini, sperando che
tutto andrà per il meglio, ma sono convinto che insieme